Un passo importante per sconfiggere il coronavirus. L'equipe dello Spallanzani che ha isolato il virus è stata ricevuta in Regione Lazio. Un primato che evidenzia le potenzialità della ricerca italiana, spesso mortificata dagli investimenti statali insufficienti. Alla Pisana le ricercatrici che hanno isolato il virus, Maria Rosaria Capobianchi, Francesca Colavita e Concetta Castilletti, si sono confrontate con il governatore Zingaretti e con l'ambasciatore cinese. Noi siamo molto orgogliosi di questo, abbiamo un team italiano in questo momento, siamo anche aperti a ospitare altri ricercatori, come al solito. È chiaro che le nostre risorse, le nostre intelligenze, le nostre capacità le dobbiamo utilizzare qui. Un breve colloquio per stabilire le prossime tappe della collaborazione necessaria per sconfiggere il virus. Appena ho avuto un colloquio molto proficuo con il signor Presidente e abbiamo scambiato le opinioni sulla cooperazione tra Cina e Italia sulla lotta anti il coronavirus. Ringrazio l'ambasciatore per questa visita programmata da tempo, ma che è stata anche un'occasione, visti gli sviluppi delle ultime ore, per presentargli l'equipe di medici e ricercatrici che hanno isolato il coronavirus, e noi la interpretiamo anche come un messaggio da dare in questo momento a tutte le italiane e gli italiani, che vuole rilanciare l'amicizia nei confronti del popolo cinese, abbassare i timori assolutamente infondati rispetto sia a una crisi legata al virus molto seria, ma che non deve cedere all'isteria o agli allarmismi che sono totalmente infondati. E sulla necessità di sostenere la ricerca con maggiori fondi, il governatore si dice da sempre favorevole alle politiche governative in questo senso.